Sì, io sono stata invitata a Roma a tenere una conferenza, era all'interno di una conferenza del Senato, proprio perché il passato governo, perché adesso speriamo ne faccia uno nuovo velocemente, ha varato questo piano nazionale contro l'antibiotico resistenza. Voi dovete sapere che è un problema grossissimo, enorme, di cui la gente sa ancora poco niente, perché lo Stato italiano, come sempre, è in ritardo. Infatti noi paghiamo le multe alla Comunità Europea per questo ritardo, perché manca la formazione, mancano i finanziamenti per affrontare questo problema. Tenete presente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato, ha fatto un calcolo, che per il 2050, forse noi non ci saremo, ma forse Leonora, la mia bisnipotina, là in fondo sì, si stima che per il 2050 ci saranno almeno 10 milioni di morti per problemi legati a batteri assolutamente resistenti agli antibiotici, e sarà la seconda causa di morte al mondo dopo i tumori, scusatemi, dopo le malattie cardiovascolari, quindi supererà come causa di morte i tumori. E quindi la Comunità Europea, gli Stati Uniti, la Comunità Europea sono molto avanti su questa cosa, finanziamenti, ricerca, eccetera, l'Italia come sempre è molto in ritardo. E quindi questo governo, il vecchio governo, aveva dovuto almeno mettere in piedi questo piano contro l'antibiotico resistenza in vari punti, eccetera, per evitare che anche nel 2017 la Comunità Europea ci attaccasse delle multe di milioni di euro perché non rispettiamo le regole. E infatti si sa molto poco di questo, deve essere un problema che viene studiato perché è molto grave. Questo vuol dire che abbiamo dei... esistono, ma numerosi, tanti batteri, soprattutto negli ospedali, che se uno se li prende ed è un paziente immunodepresso, cioè vale a dire che sta facendo la terapia antitumorale, che ha avuto un trapianto e cose di questo genere qua, non abbiamo nessun antibiotico che lo possa curare. Quindi si becca l'infezione e purtroppo non sappiamo cosa fargli. E credetemi che... ci stanno facendo delle cose, ma si spera molto nell'intervento divino in certe situazioni, e quindi ci sono dei morti che sono dovuti a questa cosa qua più di quel che si crede. Ma oggi non sono qua per parlarvi di questo, perché di questo problema avevo parlato un paio di anni fa, okay? Oggi sono venuto a parlarvi di quelli che sono chiamati farmaci complementari e alternativi. Allora, cosa si intende? Dobbiamo partire da un presupposto e spiegarci e capirsi cos'è la medicina convenzionale, cioè quella che noi generalmente, con la quale noi ci facciamo curare dal medico, dagli ospedali, eccetera. È una scienza che studia le persone, la persona umana normale, ma anche nelle malattie, e attua prevenzione e cura. Questo tipo di scienza ha naturalmente diverse specializzazioni, e diciamo che si è sviluppata fondamentalmente alla fine del 1800 per arrivare fino a noi. Prima di allora non c'era questa scienza esatta come può essere adesso. Io parlo di scienza esatta perché la cosa fondamentale che noi tutti che lavoriamo nella sanità, che noi sappiamo perfettamente, è che è una scienza basata sull'evidenza delle prove. Cosa vuol dire? Vuol dire che si deve lavorare utilizzando sistemi, metodi, eccetera, scientificamente approvati e con una conoscenza molto particolare, molto precisa, e non si possono utilizzare degli approcci intuitivi o occasionali, questa è la definizione. Cioè vale a dire che non si può dire che più o meno va bene, più o meno fa bene, no. Deve essere calcolato matematicamente e deve esserci un riscontro certo su un ampio numero di persone, d'accordo? Quindi io non posso utilizzare un farmaco che non sia stato testato adeguatamente. Inoltre bisogna fare delle linee guida e quindi avere dei modelli, secondo dei modelli probabilistici. Quindi non è che quando voi andate dal vostro medico o andate in ospedale, il medico si basa su me par che sta a me, non esiste, cioè è una cosa codificata, stabilita, eccetera.
Chiaro che poi dipende anche dalla sensibilità del medico, valutare le condizioni, eccetera. Comunque le terapie che usa sono delle terapie che sono state comprovate, ok? Ecco, allora, parliamo di farmaci, perché quello è il mio mestiere. Dovete tenere presente che dalla partenza, quando si selezionano delle molecole che potrebbero avere un effetto farmacologico, cioè curare una malattia, fino a quando questo arriva sul mercato e viene venduto come una medicina in farmacia, passano almeno 12 anni di lavoro, spendendo quasi 1 miliardo di euro. Non stiamo parlando di una cosa così da niente. Quindi è necessario tanto tempo, tanti soldi per verificare che effettivamente questo farmaco sia efficace, che dia i risultati che si vogliono ottenere, che non sia tossico, calcolare le dosi, calcolare tutto, ok? E quindi è un'impresa ad alto rischio, naturalmente. Allora, come si fa? Questo per spiegarvi cos'è la medicina e com'è diversa la medicina complementare o alternativa. Come lo studio di un farmaco parte, appunto, come dicevo, da alcune molecole. Si può considerare, si dice generalmente, che si possa partire con 5.000 molecole che possono avere un effetto. Dopodiché ci sono tutta una serie di chimici che le selezionano in base alle loro strutture, eccetera, e teoricamente potrebbero funzionare. Teoricamente. Dopodiché bisogna andare a provarle sugli animali, perché voi sapete che l'organismo completo è molto complicato, d'accordo? Quindi se anche io provo una molecola su delle colture cellulari, su delle cellule isolate, posso solo stabilire se ha un effetto dannoso per queste cellule, ma non la posso vedere nella sua completezza totale su un organismo come un organismo completo. Quindi si fanno delle prove sugli animali, tenete presente che non è una prova unica, sono tante prove in successione, utilizzando un bel numero di animali, tanto che ad esempio talmente alto come il numero di animali che noi in Europa non possiamo più farli quegli studi, perché la legislazione europea vieta l'utilizzo di elevati numeri di animali, proprio perché non si possono utilizzare gli animali così, cioè sono esseri viventi, quindi bisogna avere un certo rispetto. Ci permette di utilizzare un numero minimo di animali, però non sono sufficienti per fare queste prove. Queste prove si riescono a fare, le fanno gli Stati Uniti o li fanno in paesi come l'India e la Cina, in cui la regolamentazione come quella europea non c'è. Per vostra conoscenza, la regolamentazione sugli animali, ma in genere sullo sviluppo di farmaci, quella italiana, è molto selettiva, è una delle più selettive del mondo. Non ci crede nessuno, però noi siamo veramente legati su tante cose. Certe cose non le possiamo fare. Ad esempio, la Glaxo ha spostato tutti i suoi centri di ricerca fuori dall'Italia perché non poteva più lavorare. Okay? Facevano tutta una serie di sperimentazioni animali anche sui cani, la legislazione italiana impedisce questa cosa, quindi la Glaxo ha preso tutte le sue cose e se le ha portate via, per dire, perché la legge italiana è molto severa. Allora si vanno a fare gli studi sugli animali e si va a vedere fondamentalmente che effetti tossici può avere, che danni può provocare. Quindi in un primo momento si fa quello e si cominciano un po' a calcolare le dosi di farmaco da usare. Questo naturalmente porta, una volta che il lavoro sugli animali, che porta via circa un anno e mezzo, che tutto vada bene, tutta una serie di richieste di autorizzazione alla sperimentazione sull'uomo. Passata questa fase qua, si può chiedere l'utilizzo di sperimentare sull'uomo. Se tutto quanto viene, le autorizzazioni vengono date, si fa gli studi clinici. Allora, ci sono tre fasi di studi clinici. Prima si studiano su soggetti sani per vedere come funziona in un organismo complesso come l'uomo. Se superano questa fase, quindi se non danno degli effetti tossici, dannosi, avversi, gravi, si può passare a pazienti, a un piccolo gruppo di pazienti, da 100 a 200 pazienti, per cui si presuppone che quel farmaco abbia un effetto sulla malattia di questi pazienti. Se supera anche questa fase qua,
passa la fase 3 e quindi su un alto numero di pazienti, da 1000 a 3000 pazienti. Tenete presente che sia nella fase 2 che nella fase 3 il farmaco viene testato confrontandolo con un farmaco che è già in uso e che si sa che funziona bene, d'accordo? Quindi se noi prendiamo 1000 pazienti, 500 vengono trattati con un farmaco contro quella malattia, che so io, pensate, mi viene in mente l'artrite reumatoide, un farmaco che funziona già con l'artrite reumatoide, altri 500 con questo nuovo farmaco. E si va a vedere se funziona meglio, se funziona uguale, se funziona peggio. Se funziona peggio, chiaramente viene buttato via. Se funziona uguale, li dobbiamo stabilire e mettersi d'accordo, perché bisogna capire se gli effetti avversi sono più pesanti, meno pesanti, se vale la pena, non vale la pena metterlo in commercio. Se funziona meglio, tanto meglio, lo si mette in commercio. Allora, dopo di qui, passa a quella che è la fase registrativa, quindi la richiesta allo Stato, all'AIFA, che è l'Associazione Italiana del Farmaco, e all'EMA, che è quella europea, quella che adesso si sta discutendo se va a Amsterdam o va a Milano, se va a Amsterdam o a Milano, va a Amsterdam, punto, perché non si fidano degli italiani, punto, e questo è il concetto, e si fa la richiesta di poterlo mettere in commercio, quindi tutte le modulistiche, tutte sono pacchi e pacchi di carte in cui si dimostra che effettivamente, una volta che ha superato tutto questo, il farmaco entra in commercio. Ma non è finita, perché c'è un'altra fase, e l'altra fase successiva, che è quella della farmacovigilanza, cioè vale a dire che una volta che il farmaco è entrato in commercio, c'è gente, ad esempio un gruppo che lavora dove lavoro io, che va a valutare tutte le reazioni avverse che vengono segnalate di quel farmaco lì dopo che è entrato in commercio. E questo dura anni, anni, anni. Per cui un farmaco può anche essere ritirato dal commercio dopo che è entrato in commercio. Perché? Perché i tempi in cui di fase, della fase 2 o della fase 3 sono sempre abbastanza limitati nel tempo. Cioè non è che io posso tenere una sperimentazione aperta per 30 anni, la posso tenere aperta per un anno, ma dopo non posso tenerlo lì per sempre, anche perché potrebbe essere un farmaco vitale, quindi fondamentale per la popolazione. Invece magari ci sono farmaci che si vede che a lungo andare danno degli effetti avversi che non si erano visti prima perché il tempo era troppo corto. Quindi possono essere ripresi dopo, ritirati dal commercio dopo. Quindi stiamo parlando di, come vedete, le varie fasi sono lunghissime, 3-6 anni lo sviluppo primo iniziale dei topi, per capirsi, dai 6 ai 7 anni le fasi sui pazienti. Poi ci sono anche anni in cui questo farmaco viene valutato proprio dalle agenzie del farmaco, non è detto che sia immediata la cosa, richiedono continue, possono avere vari motivi per chiedere di nuovo prove, eccetera. Quindi si parla sempre di almeno 12 anni di lavoro. Quindi capite, quando un farmaco arriva in commercio è stato ben studiato. Allora arriviamo alle nostre medicine alternative, quando la vedete ve lo leggo. Allora, secondo una classificazione, diciamo, dello Stato, vi sono medicine, sistemi complementari, sistemi alternativi. Le medicine alternative sono l'omeopatia, la naturopatia, la ayurveda, la medicina tradizionale cinese, quelle sono sistemi di medicina alternativi. I complementari sono molto diversi e possono essere questi che intervengono sulla relazione mente-corpo, tipo aromaterapia, cromoterapia, fluiderapia, ma anche la preghiera. Guardate che la preghiera è considerata un metodo che potrebbe essere considerato un metodo alternativo. Dopo vi faccio capire il perché. Oppure ci sono tutte le terapie biologiche come la fitoterapia, gli integratori alimentari, che so io, le varie, la macrobiotica. Oppure ci sono quelle delle manipolazioni, quindi la chiropratica, l'osteopatia, i massaggi, per arrivare poi a altre cose come la cristalloterapia, il Reiki, tutte queste cose qua, d'accordo?
Quindi le medicine alternative sono poche, sono l'omeopatia, la naturopatia, la Ayurveda e la medicina tradizionale cinese fondamentalmente. Gli altri sono tutte considerate complementari, diciamo, alla medicina, d'accordo? Allora, per capirsi, lo Stato italiano nel 2013 ha varato questo accordo fra le varie regioni e lo Stato, in cui stabilisce che vi sono solo i medici, cioè devono essere laureati in medicina, in farmacia oppure in veterinaria, che possono praticare l'agopuntura, la fitoterapia e l'omoterapia, l'omeoterapia, d'accordo? Queste sono riconosciute dallo Stato. E quindi deve essere un medico che però fa queste cose qua, quindi non è che chiunque può dire faccio l'omeopata, deve essere comunque un medico. E quindi vengono riconosciute come dallo Stato come delle, vedete l'ho segnalato sotto, l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeoterapia sono considerate sistema di diagnosi, cura e prevenzione che affiancano, dice la legge, la medicina ufficiale, okay? Quindi sono dei sistemi che vengono considerati che stanno a fianco, affiancano. Allora, quindi medicina tradizionale cinese, osteopatia, chiropratica, medicina ayurvedica, eccetera, non sono proprio riconosciuti dalla medicina, okay? Per capirsi, non sono anche l'osteopatia che va di moda, non è riconosciuto, non esiste. Le scuole di osteopatia non sono riconosciute dallo Stato, ok? Quindi ognuno fa il rischio pericolo suo, insomma, però bisogna stare attenti. L'omeopatia. Cos'è l'omeopatia? L'omeopatia nasce, è una scienza, portate pazienza, io faccio il farmacologo, per me è difficile chiamarla scienza, perché non è una scienza, è una pseudoscienza, che nasce alla fine del Settecento, grazie a questo medico tedesco che si chiamava Hahnemann. Allora dovete capire che alla fine del Settecento quella medicina che noi consideriamo adesso attuale non esisteva, perché tutto è nato, la medicina normale, quella che noi conosciamo, è nata fondamentalmente con la scoperta da parte di Grazie, di Pasteur, della presenza dei microrganismi, dei batteri. Quando lui ha scoperto i batteri, ha scoperto, ecco, vedete che gentile che è sta donna, grazie mille. Ha scoperto i batteri, ha posto una cosa fondamentale nella medicina. Prima si pensava che esistessero dei miasmi che si trasmettevano da una persona all'altra e che potevano trasmettere le malattie, non si sapeva niente. Quando lui ha scoperto i batteri è stata una cosa fondamentale, ha scoperto che esistono dei microrganismi che sono quelli che provocano le malattie, e da lì è nata tutta la rivoluzione che ha portato alla medicina attuale. Quindi questo signor Hahnemann ha avuto in quel momento lì, diciamo, è stato favorevole in quel momento, alla fine del Settecento, perché l'altra medicina non era ancora sviluppata, quindi lui ha messo in piedi un sistema, un tipo di terapia che aveva sicuramente degli effetti migliori di quell'altra, perché quell'altra non esisteva, d'accordo, a momenti. E è arrivata in Italia, vabbè, non mi ricordo più, l'ho scritto da qualche parte, è arrivata in Italia a seguito appunto degli austriaci, quando sono arrivati in Italia, che hanno colonizzato le nostre zone, poi ha avuto la fortuna di curare un papa, per cui è diventata importante. Cos'è? Ah sì, era il famoso maresciallo Radetzky, austriaco, che si curava con l'omeopatia e quindi è arrivata in Italia facilmente. Qual è il principio di base dell'omeopatia? Il principio di base dell'omeopatia è che il simile cura il simile. Cos'ha di diverso rispetto alla medicina normale? Che la medicina normale, quella che noi usiamo, è una medicina che contrasta la malattia, ok? Quindi io utilizzo qualcosa che va a contrastare, che è contro. In questo caso qua dell'omeopatia invece è l'effetto esattamente l'opposto, cioè l'omeopatia dice che il simile cura il simile, la medicina normale invece è qualcosa che contrasta. Cerco di spiegarmi, ma non è, cerco di essere più chiara possibile.
Quindi i medicinali omeopatici sono quelli che sono in grado di curare solo quelle malattie che sono, per cui darebbero lo stesso effetto, ok? Se io potessi avere, che so io, un avvelenamento, lo curo con lo stesso veleno, come se dovessi abituare il corpo, teoricamente, per capirsi. Però, poiché generalmente sono sostanze molto tossiche, quello che l'omeopatia usa, e adesso ve le farò vedere, le devi usare a concentrazioni molto basse, d'accordo? Perché altrimenti ti uccidono. Il problema dell'omeopatia è che non esistono prove che è efficace. Cioè, mentre la medicina normale, e come vi ho spiegato prima, è una medicina basata sulle evidenze, nel senso che io l'ho testata su migliaia di persone e ho visto che funziona, l'ho misurato, d'accordo? Misuro l'effetto, con l'omeopatia questo non ce l'ho, d'accordo? Non esiste nessuno studio al mondo in cui, basato, utilizzando le stesse tecniche della medicina normale, che mi dà le stesse evidenze, proprio perché non esiste. E quindi non la posso verificare sperimentalmente. Questa è quella con la diffusione. Ma si basa semplicemente, allora io vi faccio vedere una cosa, ad esempio per capirsi, questo è uno dei farmaci, non lo so se l'avete mai visto, mai usato, io non riesco neanche mai a dirlo, lo scilococcinum. Allora, lo scilococcinum cos'è? È una preparazione omeopatica molto diluita che si ottiene dal cuore e dal fegato dell'anatra muschiata. Secondo voi a cosa serve? Ma allora, praticamente si fa una cosa di questo genere qua, seguitemi attentamente, ve lo rispiego se non avete ben capito. Io prendo un pezzettino di questo cuore e fegato di anatra muschiata, lo trituro, ok, con un po' di acqua, ne prendo un millilitro, quindi pochissimo, lo metto all'interno di 99 millilitri di acqua. Che niente. Questo lo prendo un millilitro di quello lì, chiamiamolo la prima, e lo metto in altri 99 millilitri di acqua, ancora meno presente, e vado avanti così per 200 volte. Ok? Ogni volta che faccio la diluizione, qua il primo CH, loro prevedono che si facciano 100 sbattimenti, cussione si chiamano, che è un movimento che io non conosco perché non sono un preparatore omeopata, comunque sbattono questo principio 100 volte, ogni volta, quindi è lunghissima questa preparazione, perché è diluisci e ogni volta sbatti 100 volte. Figuratevi che il medico originale Hahnemann lo sbatteva contro una Bibbia. Loro lo chiamano dinamizzarlo, vuol dire dinamizzarlo, va bene. Alla fine che voi avete fatto 200 volte questa cosa qua, immaginate che dentro non c'è niente. Umanamente potete solo pensare che non c'è niente perché è talmente diluito che onestamente non c'è dentro, non c'è niente. E alla fine, qua, l'ultima, dopo 200 volte, si prende e si imbevono delle palline di zucchero con questo preparato diluito 200 volte e questo ve lo vendono. Costa 20-25 euro a scatola. Allora loro lo utilizzano come prevenzione per una serie di danni infiammatori, invernali, insomma. Ora fate conto che la medicina omeopatica ha fondamentalmente l'idea di prevenire, d'accordo? Funziona in questo caso qua. Ma è fatta così, ad esempio questo Scilococcus è fatto così. Non lo dico io, lo dicono loro. Cioè io non ho fatto altro che prendere quello che c'è scritto sul foglietto illustrativo del farmaco e sono andato a cercare di capire cosa voleva dire. Vuol dire questo. Ora,
Io faccio fatica, sinceramente, con tutta la buona volontà, faccio fatica a crederci, perché non posso pensare che una pallina di zucchero imbevuta d'acqua mi costi quella cifra lì. Loro dicono però che si basano su una cosa molto importante, sull'idea che l'acqua che io ho utilizzato per diluire abbia una memoria e che quindi si ricordi dell'effetto iniziale. Ecco, allora, che l'acqua abbia una memoria è un po' difficile, ma vi spiego. Alla fine degli anni 90, nel 1900, alla fine degli anni 80, nel 1988, è stato pubblicato su una rivista molto importante, una rivista medica molto importante, forse la più importante, uno studio che sembrava dimostrare che effettivamente la memoria dell'acqua esistesse. Allora, sapete, quando viene pubblicato su una rivista del genere, tutti si fermano e dicono, alto, potrebbe essere vero, perché la scienza comunque non parte mai dal presupposto che è sbagliato. La scienza dice, potrebbe anche essere vero, se me lo dimostri può essere vero. Questo Jacques Benveniste, che è un famosissimo immunologo francese, lui non era un omeopata, era un immunologo, ha messo in piedi questo studio che poi alla fine è stato pubblicato. Voi sapete che per essere pubblicato uno studio, io faccio uno studio secondo determinati parametri, lo mando a questa rivista e gli dico io ho trovato questo risultato. Loro non è che lo pubblicano, lo mandano a altri esperti del settore che lo leggono attentamente, lo valutano e dicono una stronzata, scusate il termine, oppure no. Non è che automaticamente vai e te lo pubblicano, assolutamente no. Cioè è difficilissimo, solo in questa rivista qua fate conto che su 100 lavori che gli vengono mandati forse ne pubblica uno, forse. Allora che si è pubblicato lì, tutti si sono fermati e hanno detto, potrebbe essere vero. Hanno provato a ripeterlo perché una delle cose fondamentali è che qualsiasi cosa che tu scrivi, che io scrivo, deve essere possibile che venga ripetuta in un altro laboratorio utilizzando le stesse cose e che gli venga lo stesso risultato. Allora naturalmente tutti quanti hanno detto, proviamo, vediamo, magari è vero, magari ci siamo sbagliati, non è mai tornato a nessuno. Cioè non è mai riuscito a nessuno, non solo, ma hanno chiamato il signor Benveniste e ha detto ok, allora siccome nessuno di noi è risultato uguale a te, veniamo nel tuo laboratorio, tu lo rifai davanti a lui e ci fai vedere, non è mai venuto neanche a lui. Allora si è scoperto che in realtà nel suo gruppo c'era qualcuno che aveva delle idee, che aveva varato in sostanza, aveva scambiato le provette per far vedere il risultato. Questo signore è stato licenziato, non ha più lavorato, non ha più fatto niente. E quindi è stato un bel problema. Anche nel mio laboratorio, nei miei laboratori di farmacologia, è stato ripetuto l'esperimento, perché siamo tutti curiosi. Non è venuto neanche a noi, non è venuto a nessuno. Quindi è una balla, d'accordo? La memoria, l'acqua è una memoria, è una balla, non esiste. Però, comunque sia, la medicina omeopatica ha un effetto, non è che non ha nessun effetto, ma è quello che viene chiamato l'effetto placebo. Cos'è un effetto placebo? Esiste per tutti i farmaci, per tutto. L'effetto placebo è molto importante e non è solamente un fenomeno psicologico, come si può pensare, d'accordo? Perché è un effetto misurabile, si può misurare, è dimostrato.